Adesso è ufficiale, il Gela Football Club è stato riammesso nel torneo di eccellenza. Giocherà dunque la prossima stagione nel girone A, quello occidentale, con squadre anche di un certo blasone come l'Akragas, il Mazara, l'Anissa o l'Enna. Un girone molto impegnativo, entusiasmo nel club giallonero che la scorsa sera ha festeggiato sul lungomare di Gela l'ammissione nel torneo regionale. Sicuramente motivo di orgoglio per me questa, portare avanti questa società, e oggi è arrivata finalmente la notizia tanto attesa e che ci ha fatto allungare un po' il collo, no? Fino quasi a, siamo quasi alle soglie dell'inizio del campionato. Un motivo doppio di orgoglio perché essendo il fondatore siamo partiti dalla terza categoria. Dopo tanti sacrifici, 2 anni di Covid, in 4 anni abbiamo costruito qualcosa veramente di bello e che spero duri più a lungo possibile. Sarebbe stato più bello sul campo, ci abbiamo messa tutta, siamo stati sfortunati, però penso che la meritiamo. La meritiamo e sono sicuro che faremo bene anche quest'anno. Questo ripescaggio, diciamo, premia gli sforzi della società che ha creduto in noi, che crede nel progetto, e quindi questo, diciamo, questo traguardo è tutto meritato. C'è tanto entusiasmo e motivazione per affrontare la nuova stagione, come ci hanno confermato il presidente Marco Scerra e il tecnico Francesco Evola. Un obiettivo raggiunto, da 2 anni che faccio parte di questa società, che abbiamo appunto raggiunto nel campionato di promozione una zona playoff, che abbiamo sperato anche di arrivare nella finalissima, e oggi arriva la giornata storica per noi e penso anche per la città, che possa avere una squadra di categoria che merita. Siamo molto felici di questa notizia che sapevamo in parte, oggi è arrivata l'ufficialità poco fa, perciò siamo molto contenti, siamo felici, ovviamente come è felicissimo il nostro presidente che ha voluto fortemente questa eccellenza, ovviamente lui è un'eccellenza, perciò devo fare i complimenti alla società che ha voluto fortemente questa eccellenza a tutti i costi. Il debutto è previsto il 28 agosto allo stadio Presti per la prima di Coppa Italia contro l'Anissa, subito dunque un derby. Nel frattempo il direttore sportivo Massimo Parisi sta lavorando per completare l'organico. Con il giusto collante di alcuni giocatori che hanno l'esperienza e la capacità di creare queste condizioni potremmo accelerare questo tempo, questo step, diciamo. Sono convinto che potremmo fare bene se arriverà un'altra ciliegina che io spero di poter portare in breve tempo, dico dopo Ferragosto.